Il 27 dicembre 2020 fu il primo giorno di inoculazione della pozione magica. Ed era domenica. Mimar, ma perché non sono partiti di lunedì? Ma perché bisognava partire subito? Era una corsa contro il tempo. La pozione è arrivata a meno 80 gradi nel furgoncino dei surgelati. Ho fatto anche il video per il secondo anniversario. Se non l'avete visto, guardatelo. Parlo anche in barese, vabbè. Un po' calalino ben. Come lo doveva dire a me? Come lo doveva dire a me? Mimar, serio. Però già qualche giorno prima il mainstream trasmetteva i servizi dedicati alla pozione magica. Guardate cosa ho trovato. Era il 23 dicembre 2020. Al TG3, l'infermiera che si bazzinerà subito. Facciamolo tutti o perde significato. Quale significato? Poi un giorno ce lo spiegheranno, visto che non previene il contagio. Adesso ci stanno dicendo che previene la malattia grave. Quindi se lo fai per te stesso, non per gli altri. Ma andiamo avanti. Il personale sanitario sarà il primo ad essere bazzinato contro il Covid. È importante che ci bazziniamo tutti, se no perde significato, e lo ripete. Chi l'ha detto al TG3? Gloria Capriata, la coordinatrice infermieristica del San Martino di Genova. E il servizio di Francesca Sancin per l'edizione delle 19 del 23 dicembre 2020. Questa infermiera è stata la prima a ricevere il bazzino e lavora nell'ospedale del mitico Bassetti, il San Martino di Genova. Wow! Godiamoci il servizio! Sono felice ed orgogliosa di essere stata la prima ad essere stata scelta per la vaccinazione. Mi sento un simbolo e anche la responsabilità dell'essere un simbolo. Io ci metto la faccia, parto per prima. È importante che ci vacciniamo tutti, perché solo allora riusciremo a sconfiggere il Covid. Il conto alla rovescia è quasi finito. Domenica Gloria, caposala del San Martino di Genova, sarà la prima in Liguria a ricevere il vaccino contro il Covid. Una scelta naturalmente non casuale, che cade su chi in questi lunghi mesi di pandemia non ha mai abbandonato la prima linea. Solo poche settimane fa, davanti a questo ospedale, la fila interminabile delle autoambulanze, dentro in rianimazione, uomini e donne come Gloria a lottare contro il nemico invisibile. Solo chi come noi è stato in ospedale, in pronto soccorso, nei reparti, nella rianimazione, ha visto la gente star male, i morti di una guerra, si è superata stanchezza, fatica, giornata intera al lavoro, senza sosta, proprio per cercare di arrivare ad un traguardo. Ora, con l'arrivo del vaccino, si intravede una luce in fondo al tunnel. Gloria sente la responsabilità e l'orgoglio di essere stata scelta. Mi sento in parte fuori dall'incubo, o perlomeno ci vogliamo credere noi tutti quanti, quelli che hanno vissuto in prima linea il Covid. Il mio Natale sarà sicuramente al lavoro, la situazione è quella che è, e quindi tutti, dal primo all'ultimo, siamo impegnati in ospedale. Come avete sentito, c'è stata una selezione. Vi ricordate cosa ci dissero? Ma sì, ne facciamo solo una dote, al massimo due. Lo faranno solo i sanitari, al limite i fragili, ma sì. Poi hanno introdotto tutte le restrizioni, i ricatti per chi non ha ceduto, e adesso, dopo più di due anni, siamo alla quinta dote, per non dimenticare. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.